Hai voglia di gustare un buon dolce cremoso, ma non hai nessuna voglia di prepararlo? Questa torta senza cottura è l'ideale per te. Si fa in pochi minuti e non devi cuocere nulla. Una buonissima torta fredda alle fragole con savoiardi, crema paradiso e tante fragole fresche. Prepariamola insieme. Iniziamo subito dalle fragole. Ce ne servono 500 grammi. Le laviamo con acqua e bicarbonato. Poi le asciughiamo e le andiamo subito a tagliare, come in video. Togliamo il picciolo ed affettiamo sottili. Mettiamo tutte le fragole affettate in una ciotola. Andiamo a spremere subito sulle fragole il succo di un limone. Aggiungiamo 2 cucchiai di zucchero di canna e mescoliamo. Lasciamo a riposo le fragole e intanto prepariamo la crema paradiso. In una ciotola grande montiamo 500 g di panna, quella già zuccherata. Se volete una crema meno dolce, potete usare anche la panna fresca e aggiungete zucchero a velo quanto basta secondo i vostri gusti. Alla panna montata aggiungiamo 190 o 200 g di latte condensato. Scoliamo velocemente con le fruste elettriche. Se volete potete aggiungere anche un cucchiaino di miele. Tanto andiamo a rivestire uno stampo da 24 cm di diametro con della pellicola per alimenti. Riprendiamo le fragole e le scoliamo. Aggiungiamo al succo 50 g circa di acqua o anche poco di più. Useremo questo succo per bagnare i savoiardi. Prepariamo i savoiardi. Tagliamo all'altezza della teglia in modo da non farli fuoriuscire. Passiamo i savoiardi nella bagna e andiamo a rivestire tutto lo stampo. Iniziamo prima a rivestire tutto il bordo con i savoiardi che abbiamo tagliato ad altezza dello stampo. Procediamo così. Adesso andiamo a rivestire anche la base con i savoiardi interi e poi tagliamo piccoli pezzi per rivestire tutta la base. Rivestito lo stampo con i savoiardi, andiamo a farcire con circa un terzo della crema, circa 4 cucchiai abbondanti. Livelliamo la crema con un cucchiaio e poi andiamo ad arricchire la nostra torta con tante fragole affettate. Ne lasciamo un po' da parte per decorare la nostra torta. Aggiungiamo ancora altra crema, ancora un terzo, un altro terzo lo lasciamo per decorare. Livellata la crema, non resta che chiudere la nostra torta con altri savoiardi. Li possiamo inzuppare prima o li bagniamo dopo, come ho fatto io in video. I savoiardi usando semplicemente un cucchiaio con cui distribuire il succo di fragole sui biscotti. A questo punto non resta che chiudere la nostra torta con la pellicola e la stringiamo forte forte, le lasciamo in frigo per qualche ora. Dopo 4 ore di riposo in frigo, siamo pronti a completare la nostra torta fredda alle fragole. La andiamo a decorare con dei ciuffi di crema usando una sacca à poche. Togliamo la pellicola in superficie e la andiamo a rovesciare su un piatto da portata. A questo punto togliamo tutta la pellicola e la nostra torta è pronta per essere decorata. Avevo lasciato da parte un terzo della crema e adesso la uso per decorare la torta. Decoriamo a nostra fantasia. E infine decoriamo con delle fette di fragole. Ovviamente ne avevo tenute da parte un po' giusto per i decori. Aggiungiamo per decorare o delle fette di limone o dei germogli di menta fresca. Ottimizziamo
ultimo tocco per creare un po' di movimento. Fine dei ciuffi di crema anche alla base. Adesso la nostra torta fredda alle fragole è pronta da gustare.